Nel documento inviato ai Ministeri dell'Ambiente e della Cultura e ad Enel vengono evidenziate 36 criticità, alcune grosse, altre di dettaglio, dicono i responsabili di Legambiente durante la conferenza stampa che si è svolta questa mattina a Campobasso per illustrare le osservazioni mosse al progetto Pizzone 2 che prevede la realizzazione di un impianto di pompaggio posto tra i due invasi di Montagna Spaccata e di Castel San Vincenzo. Noi abbiamo scritto 36 punti di criticità che nascono sulla base della lettura di quello che viene proposto e al tempo stesso indichiamo delle soluzioni. Ora, se tutte le soluzioni fossero accettate, diciamo, sarebbe straordinario. Bisogna capire quello che può essere condiviso o meno, ma da questo punto di vista è fondamentale che siano le istituzioni garanti, i sindaci devono essere coinvolti meglio, devono spiegare ai loro cittadini cosa comporta una scelta del genere, però bisogna dirlo subito a scanso di equivoci. Noi che siamo favorevoli alle energie rinnovabili, questo progetto lo guardiamo con interesse, però deve essere fatto bene, deve essere sostenibile rispetto al territorio.